Salve a tutti, sono Mario Contino e vi do il benvenuto in questo nuovo video per il canale Universo del Mistero. Oggi parleremo della leggenda del fantasma dell'ex convento dei Frati Cappuccini, sito in Mesagne, un comune in provincia di Brindisi. Prima però vi invito ad iscrivervi al canale e a selezionare la campanellina per rimanere sempre aggiornati sui nuovi video. Il 7 agosto 2013 mi recai personalmente presso l'ex convento dei Frati Cappuccini, situato appunto in Mesagne, un piccolo comune nell'entroterra brindisino in Puglia. Il luogo è oggetto di una misteriosa leggenda riguardante il presunto fantasma di un certo Fra Marcellino, un frate cappuccino sparito misteriosamente e senza lasciare traccia. Alcuni testimoni mi avevano parlato di strani avvenimenti all'interno di alcune delle camere del convento, manifestazioni che di razionale avevano ben poco e che, secondo loro, potevano essere ricollegate all'azione del famoso spettro del frate scomparso. I testimoni che riuscii a contattare, per lo più cittadini del luogo di una certa età, appassionati a misteri e leggende, quindi facilmente suggestionabili, affermarono di aver visto il fantasma aggirarsi nel piano superiore del monastero o affacciarsi per un istante da una finestra dello stesso che dà sulla strada, quindi di averlo visto da fuori. Sebbene di bassa statura, il monaco apparirebbe ben visibile, a questa finestra. Indosserebbe rigorosamente il saio del suo ordine di appartenenza e si muoverebbe velocemente, lasciandosi intravedere per pochissimi istanti. La leggenda narra che nell'agosto del 1512 spariva in circostanze misteriose padre Giuseppe Maria Marcello di Tegnola, Capaca, provincia di Pisa, detto Fra Marcellino. Il frate sembrerebbe essersi letteralmente volatilizzato nel nulla mentre si trovava nelle segrete del convento. Qualcuno avanza l'ipotesi che lo stesso possa essere stato rapito da qualche forza malvagia da lui stesso evocata o, più probabilmente, contro la quale si era imbattuto per puro caso e che quindi cercava di esorcizzare, o di tenere bloccata all'interno del convento per evitare che potesse uscire, e compiere qualche disastro, compiere qualche azione malvagia. La leggenda parla anche di un suo strano e misterioso manoscritto ritrovato dalla gendarmeria francese quando il convento fu abbandonato in seguito all'editto napoleonico del 1800. Su questo manoscritto vi sarebbero stati chiari riferimenti a studi o formule esoteriche, incomprensibili, ed una profezia che si sarebbe dovuta avverare dopo 500 anni dalla morte del frate stesso. Ipotizzando che la data della morte coincida con quella della scomparsa del monaco, la data profetizzata coinciderebbe con il 28 agosto del 2012. Non è ben chiaro cosa sarebbe dovuto succedere in tale circostanza, in tale ricorrenza, ma da quel momento in poi sembrerebbe esserci stata un'intensificazione dei fenomeni paranormali all'interno dell'edificio. Suggestione? E certo, io non posso escluderlo, anche perché il 2012 è stata una data largamente utilizzata, per varie speculazioni, in merito ai fenomeni paranormali, alla fine del mondo, ai Maya e così via. Il fenomeno di presunta origine paranormale più interessante che si verificherebbe, all'interno del monastero avverrebbe intorno alle ore 23. Orario in cui, sempre secondo la leggenda, perché ricordiamoci, non ci sono date ufficiali o comunque informazioni ufficiali, orario in cui si sarebbe verificata la morte del frate. A quest'ora, dalle grate
che chiudono le cisterne sottostanti il monastero, quindi teoricamente le vecchie segrete dello stesso, nelle quali sparì appunto il frate, da queste grate spirerebbe un'aria gelida dall'inspiegabile provenienza, ed altre volte si sentirebbero delle urla strazianti o degli strani rumori difficilmente spiegabili razionalmente. Dall'indagine da me effettuata non è risultato alcun segno tangibile, registrabile di attività paranormale, ma posso raccontarvi ciò che ho vissuto in prima persona, seppur non registrato da alcuno strumento, quindi insomma lascio a tutti voi la libertà di giudicare questa mia piccola avventura. Mi trovavo nel piano superiore, intento a montare una delle nostre telecamere ad infrarosse che ci serviva per monitorare appunto quell'area, quindi il corridoio. Dalla postazione video creata nell'atrio del convento, noi appunto monitoravamo tutte le telecamere a circuito chiuso che stavamo montando. Lì ho chiaramente visto la figura di un monaco uscire da una porta chiusa e svanire nel muro del corridoio. La videocamera non era ancora attiva e purtroppo l'evento non si verificò più durante la notte. Ho detto di un monaco perché insomma la sagoma che ho visto poteva somigliare a quella di un monaco con il saio, ma chiaramente i lineamenti non erano per niente definiti. Alcuni dichiarano di aver visto delle ombre, di aver notato porte che si sarebbero aperte o chiuse da sole. Purtroppo nulla di questo è stato registrato nell'arco temporale nel quale si concluse la mia indagine. Certamente l'ex monastero di Mesagne è un luogo molto interessante per gli appassionati di misteri e leggende, e spero un giorno di poter avere l'onore di effettuare un nuovo sopralluogo al suo interno. Spero che questa leggenda, che questo argomento vi sia piaciuto. Vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video.